settimana. Io mi credo perfettamente. Oh, siccome i signori della regione si devono fare la politica, e a noi politica non interessa più, perché la politica a noi non sta facendo morire la fame. E allora prima che muore la fame io, moriamo la fame tutti insieme. Ma oggi la politica del sindaco deve essere quella di difendere gli interessi del territorio. Sì, e di essere il capo con Nuaci. Di essere il capo con Nuaci. Di essere il capo pure con Nuaci. Perché se Nuaci non è messo sotto in sacchetto, carnevale manco lo può fare più. Un nuovo pari chiuso sotto in sacchetto non ci metto. Se lui ha detto una cosa del genere è perché Alci gli hanno assicurato che sarebbe stato così. Cioè non è che lui ha la capacità di dire io posso spendere 10 milioni di euro per la cassa integrazione. Si è assunta questa responsabilità, dovremmo andare tutti, compreso io, tutti là a protestare. E noi da lunedì a venerdì abbiamo cercato, perché l'abbiamo anche chiamato. Allora io se ero un sindaco dell'operaio, se si sentiva sindaco del Benevese, mi diceva Piccio, a regione si è preso questo impegno, noi altri mercoledì, se entro venerdì un c'è, venerdì ne andiamo tutta a regione. No, io ci corri rimediare per fare un carnevale. Voi ve lo ricordate quando c'è stata l'ultima manifestazione e Roberto ci ha chiesto a tutti i commercianti, io quello dei presenti commercianti ho fatto venire tutti, abbiamo tenuto, ve lo ricordate? Siamo stati accanto a voi. E quindi, quando ci avete chiamato lo abbiamo fatto, quando avete chiamato la cittadinanza l'abbiamo fatto. Quindi se dovesse essere necessaria una manifestazione in questo senso, faremo la stessa cosa. Non è che ci tireremo indietro, anche perché le difficoltà vostre sono difficoltà, ripeto, di tutti. Perché lei lo dico uno dei pochi che lo sta dicendo. Io invece gli assicuro che lei è uno dei pochi che lo sta dicendo. Ma non lo so, non mi interessa. Io, e lei è uno dei pochi che lo dice. Perché al termine non l'ha capito nessuno, che ci passi con problemi sull'operaio Fietto. Non era così, vabbè. Perché l'operaio Fietto non trovaglio più. È un negozio ne chiude uno ogni ora a termine. Uno ogni ora. A termine rapono, io compro oro e bombifrone. E poi non più nulla. Da me vengono a piangere con lei. Non possono pagare a bolletta la luce, vengono a piangere con lei, non possono pagare. E l'altro vanno in movimento. E la cosa che fa rabbia, sai che cos'è? Che uno lo vuole esprimere a tutti. Già è difficile vivere con 800 euro. E lei pensassi che noi tra due mesi compichiamo manco questi 800 euro. Solo questa era la domanda da fare. O con 800 euro già è difficile vivere. Pensassi che a gennaio e febbraio, perché sta finendo, perché domani ne avevamo 28, finivo febbraio e mancavamo questi 800 euro. Ammazzo un pallino da oggi 15 euro. Forse se un signore in aiuta fosse ad aprile e di oggi ad aprile chi ci rama i picciriti? Chi c'ha come a mangiare? Padroni di casa chi c'ha a dire? Questa, siccome questa ci può dare una visibilità e noi ci partiamo da qua e ci dica i cristiani che questa deve essere una partenza, non una fine. Di qua deve essere una partenza. Perché dopo che sente l'azione, io voglio arrivare a Travaglio, come mi hanno promesso, come dicono che vogliono fare, non chiacchiere politiche. Ora hanno a cominciare a fare i fatti, perché siamo stanchi. Perché su un parte su territorio, su un parte un problema Fiat con tutto quello che c'è intorno. Su territorio finisce come ci sta uno, peggio Rialia, che i cinque ne potevano venire tutti a cuccare, perché non c'è niente più qua. Questo è il vero problema e la vera rabbia. No, perché noi andiamo a bloccare un carnevale picarristi o un sindaco. Perché a noi non interessa niente, né un sindaco e né manco cucciare il re o sindaco. Tu capito? C'è tanta gente che ha fatto sacrifici. Fa sacrifici, posso assicurare. E non lo mette in dubbio, e noi ci scuseremo poi con loro. E quando avranno un problema saremo pure guidi. Guarda con tutta la mossa. Perché non me le duri, ci cavano sotto ancora io. Io e le altre mie colleghe, eppure siamo sempre qua. Non potevamo mangiare qua, verità. Però poi ogni giorno abbiamo sempre una presa in giro. Non penso che ci ogni volta una telefonata, mercoledì c'è riunione, l'anticipo a martedì, usano tutti, meno noi altri che siamo essere cioè, invitati. Cioè, lo sanno tutti, però noi dobbiamo essere invitati a dare un nudo. Nessuno. Nessuno. Però lo sanno nel metano, giusto? Lo sanno nel metano. Allora mai. Ora arrivano. Questa natura mia che sta in metano e noi diciamo che è tutto a posto. L'accordo si farà entro venerdì. Se l'accordo lo facevano a gennaio, l'accordo. Questa natura mia lo faceva a gennaio. Aspettate che me ne soldi, no? Ora è in aprile. È in aprile che ci avete essere tutti i cittadini di e vieni che mi telefonò, se è natura mia, che venerdì mi riceve a cacciare la convocazione, no? Non c'è niente. Che si fanno aprire sul pizzo. Micio, però tutti i consiglieri comunali devono essere qua, di qualsiasi fascia politica, tutti qua no, che si fanno abili, che per ora c'hanno l'itinerario davanti un giri per come. Che due tre ce ne fosse uno ce ne consigliere comunale e tutti l'auto sono a casa perché è una politica da respaldare la politica andiamo a fare noi che facciamo noi sindacato perché stiamo morendo la fame solo chi sto è un danno e ne mangiamo uno con un altro fra le onna
fra le onde ne mangeremo uno con l'altro. Di chi non faci, ma tu non ti scandaneci, chi mi hanno rubato? Se mi l'hanno fatto voi, qualche bullettarino a pavare hanno. Perciò usano quando chi ha rubato. Né di più hanno da rubare. Perché c'è un eddo che mi maritava la bandera. Per tutti l'altro manganetti hanno qui i miei colleghi. Manganetti. E chi sta una vergogna? Per il primo cittadino di Termini. È una vergogna. Invece di fare i carri, facevano una traminchiata. Bravo, per fare... E ci davano questi soldi. Facevano una traminchiata e ci davano questi soldi. C'è un burdello di disoccupato a Termini. Ci dava 100 euro l'uno e ci faceva un conserio che i cazzabbi ci sono occupati. Ma no, a bombola, non avevo i soldi per mangiare. Sei messo con Big Madman e oggi un po' di scena nel capo, sotto il benzino non è, come tanti altri, ma tu hanno a bomba. Hai per i picciriti. Ma tu hanno a bomba, e ci se ne hai una aiuto, te lo accattivo, pure quando posso fare, ma tu pensi. Un navi, soldi per mangiare, pugas. Pure. Credo perché ce ne sono tante. Perché sei messo con picchione euro, sei mesi. Come io. Io sto con mia madre, mi rogno a mangiare, che tu non hai niente, non va nulla. Io, come tanti miei colleghi, e chi se ne casa sono tutti sfardati, e ne vanno, che hanno ammazzato tutti i fanuati, e c'è Rinescio, e c'è Rinescio prima o poi che hanno ammazzato i fanuati, c'è Rinescio veramente, perché io, quando c'è facendo una politica a termine mezzo come tanti altri, quando la regione, aspettiamo dopo, perché a termine non arrivare sotto per dire questo. Avanti richiesta, è buona foto un ufficio, che ti buttò, è di questo consigliere comunale. Ma che ci vanno a fare con pure fare di questo consigliere comunale? Che io con il telefonino, ti giuro, io cavolo con il telefonino. Io avrei stare a ditta e ti assittate, ma che è questa cosa? Che vanno a fare tutto ricci e l'altro pure da niente. Che bello a fare, qua è una poltrona, una parola, rigo una parola. È una vergogna questo. Ma che fa scherzare? Che vengo in regione e poi quella poltrona io con un telefonino. Speriamo che arrivi qualche cosa di concreto per risolvere questo problema, perché se non lo risolviamo purtroppo la strada intrapresa e chi, capisci? Non ne possiamo tornare indietro. Ma nessuno sta andando contro di voi, si capisce? La realtà è questa. Cioè noi qua... Cioè tu vai sto carro, te vai chiesto a tua parte, però tu puoi mettere anche delle condizioni nostre, perché oggi mia figlia scattava un vestito di 15 anni, che appena si mangia, si sbrisce tutto. E mia figlia per me non c'è. Ma che poi scherzi, ma tu stai dicendo cosa? Io capisco benissimo il lavoro che ti ha fatto qua dentro un fritto.